sedia. Tenete vista così. Io devo stare qua e voi lasciate l'iscrizione e mettete mi piace. No, a parte gli scherzi. Ciao ragazzi e ben ritrovati al vostro Simon Interista. Per l'ultima volta oggi, per fortuna, perché non ce la facevo più tutto il giorno a guardare partite. Però, belle partite in ogni caso. Verona-Milan. Allora, sono al 92esimo con 3 minuti di recupero dati dall'arbitro. Un rigore dato giusto al Milan perché l'ha presa di mano nettamente, non so quello chi era, perché io l'ho rivisto dopo, visto che sono dovuto uscire proprio in quel momento. E hanno annullato un gol a Piontek che lì, insomma, carica sul portiere. Allora, poteva essere fallo sul portiere, nel senso che comunque l'aveva bloccata. Piontek arriva, praticamente gliela toglie perché stava scivolata, è normale. Lì va un po' l'interpretazione, nel senso che l'arbitro è stato abbastanza sicuro. Io sinceramente mi sento di essere d'accordo con lui, l'avrei tolto anch'io, non perché il Milan gnegne, ma perché effettivamente pare che l'abbia proprio bloccato il pallone. Poi arriva Piontek e glielo toglie, però non lo puoi fare perché è carica sul portiere, fallo sul portiere. Detto questo, allora, partita che secondo me poteva finire meglio per il Verona, perché ha giocato una grande partita il Verona, giocato con grande intensità su tutti i palloni. Il problema è che ha creato un po' troppo poco, ma ci stava, insomma, contro il Milan è logico che tu possa creare anche poco, cioè lo devi mettere in preventivo, non è che fai tu la partita, ecco. Il Verona ha fatto sostanzialmente il catenaccio e contropiede, cioè si è difesa e poi quando il Milan perdeva il pallone provava ad andare in contropiede. Nel primo tempo aveva anche funzionato abbastanza bene, visto che c'era stata un'occasione per Verre, praticamente, scusate, intanto attenzione, niente, un'occasione per Verre che praticamente aveva da solo davanti al portiere, attenzione, punizione dal limite per il Verona. Non è calcio di rigore, ragazzi. Cioè, pensavo avesse dato calcio di rigore. Rosso. Aspetta. L'arbitro ha in mano un rosso. Non capisco a chi, perché sinceramente non stavo guardando l'azione. A parte che era fuori gioco. No? Sì, mi pare che fosse fuori gioco. Ha dato un rosso, non so a chi. Non ho capito per cosa ha fischiato, perché ho detto punizione al limite, però c'era una posizione di fuorigioco prima. Mi sa che ha dato rosso a Calabria. Ha fischiato il fallo di Calabria su Pessina e ha espulso Calabria perché era, penso fosse chiara occasione da gol. Almeno così l'ha interpretata. Allora, qui non lo so, insomma, cioè, secondo me, cioè, se, volendo, se ne poteva andare verso la porta, però, cioè, il rosso ci sta, perché comunque se ne andava verso la porta da solo. Però, qui tocca vedere adesso il problema, se era dentro o fuori area. Vabbè, nel frattempo che decidono e che vedono, perché lui mi sembra che abbia dato punizione dal limite, mi sembra. Adesso, nel frattempo loro dicono, intanto parliamo un po' della partita. Allora, primo tempo in cui stavo dicendo il Verona poteva anche passare in vantaggio, perché c'ha avuto una colossale occasione con Verre, anzi, due colossali occasioni con Verre, una con Verre, scusate, un'altra con un altro giocatore che non mi ricordo chi è, che è rovesciata, ha beccato Donnarumma, non so com'è possibile, e che è punizione dal limite. Punizione al limite, espulsione di Calabria. Allora, il Verona c'ha sta possibilità. O lo fa o non lo fa. Non c'ha altre occasioni, perché stava al 95esimo con 3 minuti di recupero. Quindi batterà sta punizione. Se entra bene, se non entra, ciao, è finita la partita. Ovviamente spero che entri, perché vabbè, che ve lo dico a fa. Allora, e un'altra, nel primo tempo un'altra occasione con Verre, che praticamente da solo davanti a Donnarumma la spara alta, ha fatto un controllo da paura e poi ha tirato male. Cioè, è lì un po'. Poi nella ripresa l'ha sbloccata Piontek, ripeto, nella ripresa ho visto poco perché sono uscito, però comunque non credo che più o meno sia sulla stessa falsariga del primo tempo, cioè il Milan che teneva un po' il possesso palla provava ad attaccare, intanto c'è Silvestri che non si gira,
Proprio sta così contro il palo, si è messo così contro il palo perché giustamente non può vedere. Adesso ci godremo insieme questo calcio di punizione, vedremo come andrà. Allora, a meno che non c'hanno una botta di culo che passa in mezzo a tutti quei giocatori, io dubito che riesca a farla entrare. Deve forza fa un miracolo, non c'ha alternative, perché o la palla passa in mezzo a tutti quei giocatori, mia, perché hanno fatto proprio la barriera, muro di Berlino là davanti, anzi muro polacco, visto che ci siamo, visto che tutti Piontek e cose così. Ci hanno messo un muro là davanti, quindi o passa in mezzo con qualche stregoneria, oppure la mette all'incrocio, non so con quale stregoneria. Quindi vedremo un po'. Allora, Piontek tra l'altro è tornato al gol, quindi ha sfatato un po' sto mito della, no, della numero 9, anche se comunque rispetto all'anno scorso un po' più di fatica la sta facendo anche in nazionale, quindi diciamo che sta maledizione numero 9 all'inizio mi sembra una boiata, poi insomma pare che tutta stanno a prendere sul serio sta cosa, però vabbè, vediamo un po'. Fischierà l'arbitro prima o poi, non lo so, se sto così è perché giustamente ce l'ho dietro. Ha fischiato? No? No? Ok, ha fischiato. Barriera. Attenzione, non fi... Madò! È finita! Madonna, ha tirato poi, non so chi, Pessina. La palla è uscita, tanto così ha tirato una bordata assurda. No, Pessina, no, non so chi è, non so se era Pessina. Mi potevi fare il regalo, poteva essere una domenica perfetta. Poteva essere una domenica perfetta, niente. Vabbè, è finita, ragazzi, detto questo, io le cose ormai le ho dette tutte. Grande onore al Verona, il Milan però vince 1-0 con i rigori di Piontek. Nei commenti ovviamente mi scrivete quello che ne pensate. Mi piace, no, iscrivetevi al canale, attenta la campanellina, scusate, non ce la faccio più soffuso, raga, tutto oggi. La campanellina per stare ben aggiornati su tutti i miei video, mi piace, Instagram è in descrizione. E noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Tanto così ci è mancato, eh? Dai, a voi.